Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù, di Bonsacco vi vogliamo presentare. Prima gara del girone di ritorno del campionato di eccellenza, girone A 2013-2014, ultima gara dell'anno solare 2013 per il Ponzacco che affronta il Lammari allo stadio comunale. Mister Lazzini deve fare almeno di Balleri, fermato dal giudice sportivo per un turno, e Bortoletti ancora alle prese con il problema alla testa dovuto a un taglio all'arcata sopraccigliare. Parte il Ponzacco in avanti con Tamberi, la sua serpentina se ne libera di due, il tiro raso terra è deviato da Danesi in calcio d'angolo. Ma il Ponzacco ha 30 minuti di assoluti blackout. Qua Barzotti perde palla, Sestini si invola davanti a Cappellini, bravissimo l'estremo difensore ponzacchino a rimanere in piedi e a leggere l'attaccante che era tu per tu con il portiere e poteva realizzare il gol del vantaggio. Ancora Tamberi sull'out destro, il cross in mezzo per Brega, il colpo di testa del numero 9 ponzacchino, debole Danesi, palla fra le braccia del portiere dell'Ammari. Calcio di punizione, Barzotti la mette fuori area, Cappellini respinge, è sempre Barzotti che trattiene Ceciarini, rigore netto e giusto che assegna all'arbitro Camone di Pistoia. Se ne occuperà della battuta il bomber dell'Ammari Ceciarini, il suo tiro però è ipnotizzato dal Cappellini Leonardo, classe 95, para dopo l'intervento precedente molto importante, riesce a parare anche questo rigore e siamo al 30° del primo tempo. Il Ponzacco si sveglia, Doveri lancia Tamberi, tu per tu con Danesi, la sua respinta è corta, si avventa Pieroni, primo gol in maglia rosso-blu per Tommaso Pieroni, Ponzacco in vantaggio al 35° minuto del primo tempo. Dopo un momento di difficoltà, la squadra di Mister Lazzini è venuta fuori esprimendo un grande gioco, soprattutto sulle fasce con Tamberi e Pieroni, finalizzate da Granito e Brega, come poi vedremo nelle immagini. Ancora Brega, allarga per Tamberi, sulla destra, si invola davanti al portiere, il tiro con il destro che non è il suo piede, palla alle stelle. Granito, assist per Brega in mezzo all'area, il tiro al volo, anche lui, palla sopra la traversa. Finisce il primo tempo, si passa alla ripresa. Tamberi, il cross in mezzo per Brega e Pieroni, palla troppo lunga per entrambi. Barzotti, calcio di punizione, Granito dalla destra, prova il diagonale, calcia male, palla fuori. Granito, palla per Brega, al limite dell'area, si divincola i due difensori di punta. Il bomber Cristian Brega porta a due le reti del Ponzacco, 12° gol in stagione per Cristian Brega. L'abbraccio dei compagni per il gol del numero 9 ponzacchino. Siamo al 18° del secondo tempo, Ponzacco 2, Lammari 0. Granito duetta benissimo con Brega, il diagonale si stampa sul palo, palla che torna ancora a Brega, deviata, salvata sulla riga, ancora Granito, ancora un altro salvataggio sulla riga, proprio la palla non voleva entrare. Al 23° Mister Lazzini effettua il primo cambio, fuori Lisci, dentro il giovane Lazzerini. Brega si traveste in uomo assist, serve Granito in diagonale, palla nel sacco, Ponzacco 3, Lammari 0. Jonathan Granito, 14° gol per lui, capocannoniere dell'eccellenza toscana girone A. Ancora Brega, che dopo il gol e l'asta Granito offre un altro assist a Pieroni, doppietta personale per lui, Ponzacco 4, Lammari 0,
Siamo al 26esimo minuto del secondo tempo, in due minuti il Ponzacco chiude letteralmente la partita, prima con Granito, poi con Pieroni, mentre dagli altri campi arrivano risultati che il Castelnuovo sta perdendo per 3-0 a Castel Fiorentino, il Pietrasanta vittorioso a Oliveto per 3-1. Esce anche Granito, applauditissimo come sempre, dentro un altro bomber di razza, Federico Balestri. Prima sostituzione della stagione anche per il capitano Lorenzo Fiale, al suo posto Giacovelli, il nuovo capitano è Samuele Barzotti. Ancora Brega, ancora un altro assist, questa volta per il giovane Lazzarini, che segna anche lui il suo primo gol con la maglia rosso-blu. Soddisfazione anche per questo giovane arrivato nel mercato invernale. Ponzacco 5, Lammari 0, partita praticamente chiusa che finisce qua. Il Ponzacco mantiene la vetta della classifica con 37 punti, il Pietrasanta segue ancora 35 punti, perde terreno il Castelnuovo con la sconfitta a Castelfiorentino e rimane a 30 punti a 7 distanze dalla squadra di Mister Lazzini. FC Ponzacco 1920 augura buon Natale e buone feste a tutti i tifosi e a tutti i sostenitori.